Gentili elettrici e gentili elettori di Roma Aurelio, municipio 13, mi chiamo Enrico De Bernard, mi rivolgo a voi in occasione delle prossime elezioni del 26 e 27 maggio. Si tratta di elezioni amministrative e quindi si parla di soldi pubblici. E quindi del modo migliore per spenderli. Tutti sappiamo che la città è piena di debiti e che i soldi saranno pochi. A maggior ragione dovranno essere spesi bene, con coscienza e razionalità. Prima di tutto bisogna azzerare gli sprechi, subito dopo capire dove vanno spesi davvero. In una prima fase sarà necessario curare l'ottimizzazione della gestione ordinaria e quindi migliorare il decoro e l'igiene delle strade, riempire tutte le buche possibili, e cercare di rendere accogliente il nostro territorio per noi stessi e per i tanti turisti che entrano in città da ovest. Si dovrà studiare un intervento per favorire la mobilità generale nel municipio. 135.000 persone risiedono in un'area che si estende per 13 km circa da est a ovest e quasi 8 da sud a nord. Quella che vedete adesso è la mappa del traffico di Google, oggi mercoledì mattina 22 maggio 2013. In rosso ho evidenziato i blocchi del traffico. Il nostro municipio sembra un grande imbuto tappato in direzione del centro. Su questo dobbiamo assolutamente fare qualcosa. Sprecare la vita nel traffico è molto frustrante per i cittadini. Guardando all'insieme del nostro quadrante si nota facilmente quanto verde ci sia. Si potrebbe elaborare un piano di mobilità alternativa. Ciclisti e pedoni potrebbero abbandonare le auto magari in parcheggi di scambio e avviarsi verso il centro con dei brevi percorsi nel verde. Possiamo anche offrire una stazione della ferrovia, al centro città, se solo fossero percorribili gli 800 metri che separano la stazione di San Pietro da Via della Lungara. Poi credo sia importante favorire in ogni modo la nascita di luoghi d'incontro. Bisogna tornare a parlarci tra vicini di casa, cercare assieme le soluzioni migliori. Questo per me significa arrivare ad un bilancio condiviso. Sto prendendo un impegno e ci metto la faccia. Vi chiedo un voto e se sarò eletto, vi chiederò di aiutarmi in un tentativo di fare politica dal basso, guardare alle cose concrete, senza pregiudizi, per cercare di vivere in un posto più bello. Grazie.